Sì, direi di sì. Allora, buongiorno a tutti. Dunque, la scorsa settimana, anzi, la scorso mercoledì ci siamo lasciati concludendo il riesame delle osservazioni dubbie sulla schedatura e lasciando salve le situazioni in cui abbiamo necessità di fare un approfondimento sulla possibilità di estendere l'istruttoria a informazioni mancanti non allegate dai richiedenti. Come detto già l'altra volta, abbiamo ricevuto da un una decina di giorni da parte dell'ufficio e il materiale relativo alla parte delle osservazioni presentate dai cittadini per quel che riguarda le schede norma. Questo materiale, che è disponibile nel registro cartaceo anche in segreteria per i commissari che non l'avessero ancora ritirato, è costituito da che cosa? Allora, da il registro delle osservazioni che sono state presentate con la sintesi e la proposta di istruttoria da parte dell'ufficio, il dettaglio delle osservazioni presentate sulle schede norma e il testo della normativa, della disciplina di piano legata alle schede norma, con le proposte di modifica relative ai casi di accoglimento delle osservazioni. Visto che si parla di disciplina e quindi di una materia simile alla normativa, pur individuata in porzioni di territorio ben individuate con appunto le schede, io faccio una proposta, se anche l'ufficio fosse d'accordo, cioè potremmo fare un po' come abbiamo fatto per la normativa, verificare la scheda per scheda le osservazioni che sono state presentate per ciascuna scheda. Ogni scheda norma è un tema, no? E quindi riguarda una parte di territorio che ha una disciplina particolare. Vedere le osservazioni che per ogni scheda sono state presentate, la proposta di istruttoria dell'ufficio e la discussione che c'è in ognuna. Se la commissione intende accogliere la proposta di deduzione dell'ufficio, oppure se se ne intende invece discostare. In questo modo potremo riuscire a vedere sia ogni scheda norma e l'eventuale modifica da apportarci in relazione a quello che hanno chiesto i cittadini, guardandoci così anche tutte le osservazioni. Non so se questa linea è condivisa e è praticabile. Da parte dell'ufficio va bene, però faccio presente anche che relativamente alle schede norma ci sono anche osservazioni non accolte. Con questo metodo Certo, vedremo no, no, se. vanno viste, no, però bisognerebbe poter vedere anche queste, no? Cioè capire Allora si l'osservazione. potrebbe fare come dici te e poi guardare quelle non accolte, perché quelle non accolte non hanno dato luogo a una scheda norma. Certo. Ma lo sappiamo però quali sono, cioè mettiamo scheda norma numero 1, no? Allora, Sì, se sappiamo che lì ci sono, mettiamo 5 osservazioni, di cui 2 accolte e 3 non accolte. Possiamo ricostruire quali sono quelle che sono non ma accolte, in no? genere, scusa, per le schede norma c'è solo un'osservazione, perché, come dire, è un intervento unitario. In genere l'area si configura come di totale proprietà, in genere, no? Quindi cioè abbiamo in genere una sola osservazione, non è come quelle normative. Perché li fanno così Ma un'altra volta? chi è? Ascolta, no, vanno viste una per una queste qui, non quelle accolte e quelle non accolte, scusa. Qui ogni osservazione è una scheda, ogni osservazione riguarda una scheda norma. Punto, si scorrono una a una. Perché prima quelle accolte e poi l'altra? Almeno si va in sequenza, quello è. Scusate, ci sono anche quelle inserite nuove, non sono solo osservazioni di schede norma già adottate, ci sono anche delle schede norma nate a seguito dell'osservazione. Qui conviene, secondo me, seguire il registro osservazione per Però, osservazione. anche per me. Va bene, se cerchiamo, io è semplicemente per avere il metodo di lettura più semplice. No, mi sembra più semplice così a me, però la commissione siete voi, scegliete il No, sistema. io scelgo di andare Sì, avanti in successione. Almeno non si è. ma qui, Riccardo, quello che dicevo io era o seguiamo la Sì, successione ho del capito, ho registro capito. o No, ma io seguiamo la successione volevo, mi della scheda. sembrava più semplice, no, visto che Va bene. parla di scheda norma. Dicevo una cosa, Jacopo, se Antonella è in grado
di seguire, no, l'ordine del registro delle osservazioni nel farci vedere la scheda norma, va bene così perché effettivamente tendenzialmente c'è una corrispondenza più univoca, no? Cioè ad un'osservazione corrisponde una scheda norma, che sia, diciamo così, una scheda norma esistente, quindi con eventuali richieste di modifica, o che sia la richiesta di introdurre una nuova scheda, perché a volte c'è anche quel tipo di richiesta. Quindi, siccome effettivamente qui la corrispondenza è più univoca tendenzialmente, se diciamo l'Antonella riesce a seguire l'ordine del registro, effettivamente si può partire dal registro. Te, Proviamoci, Antonella, ci riesci? dai, Perché il problema può essere quello, no? Che si salta da una scheda all'altra e quindi bisogna vedere se Antonella riesce a venirci dietro, diciamo, rispetto al registro. Comunque proviamo. io non capisco quello che dice Simone. Spengiamo tutti i microfoni, parla Simone, se no non si capisce. No, dicevo che possiamo provare, io leggo il registro, seguendo l'ordine, diciamo, cronologico, vediamo se Antonella riesce a venirci dietro con le schede, no? Perché questa può essere casomai la difficoltà operativa. Allora, proviamo. Osservazione numero 4. Qui le richieste sono due, quelle che riguardano la scheda norma. Ma è soltanto una, che è il punto numero uno, e qui c'è la richiesta di introdurre una nuova scheda norma con 500 metri quadrati ad uso commerciale, 500 ad uso direzionale di servizio, in cambio della cessione. Qui Di uno attenzione, spazio pubblico da qui destinare a attenzione, parcheggio, Simone, nonché questa di superficie utile. dicevo, leggi bene tutta la risposta Antonella, perché dimmi. no, dicevo, questa qui infatti vedrete che è parzialmente accolta, ok? Però c'è anche la parte cartografica, nel senso che qui sono due le richieste, una è una scheda norma e l'altra è la correzione da P2 a P4. Leggi bene cosa è stato accolto qui, eh? Sì, certo. Allora, la parte che ci riguarda, cioè quella relativa alla scheda norma, non è stata accolta perché comporta impegni di suolo fuori dal territorio urbanizzato e quindi richiederebbe una variante al piano strutturale. Quindi c'è contrasto col piano strutturale e quindi c'è un motivo tecnico di non accoglimento. Siamo nella zona di Via Fratelli Rosselli, Via Brasile. Qui c'è proprio un problema di legittimità. Non è possibile accoglierla perché non è previsto nel piano strutturale quel consumo di suolo oltre il limite urbano. Ok? Nel silenzio vado avanti, si fa così, va bene? Allora, sì, volevo dire una cosa, però la classificazione Allora. qui. Quella è stata accolta, Riccardo. Io faccio riferimento solo ora alla parte, faccio riferimento soltanto alla parte delle schede norma. Questa osservazione l'abbiamo già vista Sì, anche per infatti. quello che riguardava, diciamo così, la modifica P4, P2. Va bene? Ok, poi osservazione numero 10. Questa osservazione riguarda l'area T.U.3.1 quindi una scheda esistente, e si chiede sostanzialmente un riequilibrio, nel senso che il cittadino dice che c'è uno squilibrio, diciamo, fra le possibilità concesse e i doveri verso il comune in termini di opere pubbliche.
e quindi chiede di passare da una superficie fondiaria di 1000 metri quadrati a 2000, di aumentare la superficie edificabile commerciale fino a 540 metri quadrati da 270 e di aumentare le unità immobiliari da 3 a 6. È stata parzialmente accolta. Vediamo come. Tenete conto che il parziale accoglimento dipende in questi casi da una valutazione di equilibrio complessivo, no? Tra il dare e l'avere, e anche da un'esigenza di rispettare il dimensionamento del piano, come trovate scritto nel parere istruttorio. Ecco, vedete che la superficie edificabile massima commerciale, dicevo, vedete che la superficie edificabile massima commerciale è passata nella proposta dell'ufficio da 270 a 360. E non so, Antonella, se ci sono altre modifiche. Unità immobiliari. Ecco, le unità immobiliari. Le unità immobiliari sono passate da 3 a 4. Quindi, come vedete, c'è un parziale accoglimento, nel senso che si propone di aumentare alcuni parametri. Non so se ci sono altre modifiche, mi pare di capire di no. Tutto qua. Ovviamente questa è una fase di illustrazione. Questa è una fase di illustrazione, è giusto che i commissari si facciano un'idea, insomma, ma io infatti compiuta della situazione, va bene? Sì, no, io voglio capire una cosa però, cioè per capire io, non voglio dire, è stata fatta una modifica a questa scheda norma, no? Ma volevo dire, è frutto di un nostro studio o è frutto di cosa? Cioè, abbiamo visto che effettivamente è insostenibile la realizzazione di quanto si chiedeva della viabilità pubblica della via Italica sulla base di quanto abbiamo dato come contropartita al privato, cioè abbiamo verificato che effettivamente come chiede il privato, volevo capire cioè cosa ci ha portato a modificare questa scheda norma. Sì, la domanda è corretta, nel senso che le osservazioni che riguardano le schede norma sono spesso di questa natura. Noi ci eravamo sforzati di dire a tutti i professionisti che motivassero questo tipo di richieste, cioè che ci sottoponessero all'attenzione un computo sostanzialmente dei costi e anche dei possibili ricavi per farci vedere, no, effettivamente se sussisteva o meno lo squilibrio che veniva segnalato attraverso l'osservazione. Devo dire che la maggior parte degli osservanti lo ha fatto, cioè ha sottoposto, Riccardo, all'attenzione dell'amministrazione delle valutazioni, diciamo così, economico-finanziarie, anche a volte anche molto precise, che hanno consentito al comune di poter avere una, insomma, offrire una valutazione critica delle proposte che erano state diciamo oggetto dell'adozione del piano. È chiaro che poi, Riccardo, il comune ha diciamo così un ruolo, no, di controllo ulteriore, di verifica ulteriore, e c'è poi questo aspetto del dimensionamento di cui parlavo, cioè queste previsioni devono rispettare un tetto massimo complessivo, per cui diciamo laddove il cittadino ha motivatamente, no, chiesto un riequilibrio, cioè facendoci vedere che effettivamente poteva esserci un disequilibrio, tendenzialmente noi siamo andati incontro, no, a questa esigenza. Poi, Riccardo, te capisci bene, lo dico a te perché in questo caso sei te, diciamo, quello che per certi versi ha delle competenze, no? Te capisci bene che le valutazioni economico-finanziarie sono molto difficili perché le condizioni di mercato cambiano
se pensa semplicemente ai bonus che ci sono ora a livello fiscale e ad altre politiche di vantaggio, no? Oggi ci sono, domani non ci sono più, il valore degli immobili cambia. Ora, per esempio, siamo in una fase in cui l'edilizia sembra in ripresa e quindi, insomma, auspicabilmente ci dovrebbe essere anche un nuovo aumento, no, dei valori immobiliari. Quindi è molto difficile fare una valutazione di questo tipo. È difficile a prescindere. Lo è tanto più in una fase come questa, che è una fase anche di, insomma, di cambiamenti molto significativi. Ma io si cerca di fare del nostro meglio. Quando abbiamo accolto parzialmente l'osservazione, no, dico, si cerca di fare del nostro meglio quando è stata accolta parzialmente l'osservazione, perché l'osservante aveva motivato in modo serio, ecco, le difficoltà. Ma io infatti lo volevo chiedere, perché ora siamo passati alla seconda osservazione che si guarda, no? E già giustamente abbiamo accolto quello che richiedeva il privato. Ma se si comincia ad accogliere tutto questo, no, nel senso andare incontro a tutto quello che chiederanno, io non lo so, lo vedremo poi nelle osservazioni, non si rischia di andare oltre il dimensionamento che era stato stabilito? Allora, la risposta è no, perché noi ci eravamo lasciati un dimensionamento non impegnato in sede di piano adottato, proprio per poter valutare le osservazioni. Cioè, se noi non ci fossimo lasciati un margine per poterle valutare, ci legavamo le mani. Quindi ci eravamo lasciati apposta un dimensionamento non utilizzato, proprio per cercare di correggere il tiro laddove ci sembrava poi che andasse corretto. Tant'è che Fabrizio insieme all'ufficio, tutto un lavoro di riconteggio molto attento, molto preciso, per vedere che tutto collimasse. Invece, allo stato attuale, lo dico a tutti i commissari, il dimensionamento è tutto impegnato, ok? Cioè, nell'accoglimento parziale delle osservazioni, noi questo margine che avevamo lo utilizziamo tutto, per cui dobbiamo essere consapevoli del fatto che se a un certo punto riteniamo di dover modificare qualcosa, è chiaro che se lo modifichiamo in diminuzione problemi non ce ne sono, ma se volessimo modificarlo in aumento, allora dobbiamo assumerci la responsabilità di diminuire qualcos'altro, eh? Quindi questo è il lavoro che eventualmente ci fossero, no, delle perplessità o delle valutazioni di merito diverse su alcune schede dobbiamo fare. In questo momento, con le proposte dell'ufficio, il dimensionamento è tutto impegnato, mentre non lo era nella fase dell'adozione, e questo ci ha consentito appunto di poter valutare le osservazioni che venivano fatte. Infatti la mia domanda era in funzione di quello, non vorrei che magari accogliendo tutto questo poi fossimo costretti a diminuire qualcos'altro, ho capito? Osservazione 18. Allora qui il cittadino ci segnala che aveva già presentato una manifestazione di interesse nella fase propedeutica all'adozione del piano, che non era stata presa in considerazione, e ha ragione, nel senso che c'era sfuggita questa manifestazione di interesse. Si tratta dei campi da calcetto che si trovano in località Verdina davanti alla scuola media Pistelli. Quindi ha riproposto la manifestazione di interesse attraverso l'osservazione ed è stata parzialmente accolta. Qui si tratta, essendo una scheda nuova, di vedere, insomma, complessivamente la proposta che noi proponiamo. Ora, lui aveva chiesto, perché è corretto anche dire qual era la richiesta, aveva proposto sostanzialmente due soluzioni
Una prevedeva la permuta di un terreno da cedere al comune per una superficie di 918 metri quadrati, con in cambio la possibilità di edificare un fabbricato unifamiliare e un fabbricato bifamiliare per 598,32 metri cubi totali. Poi, come seconda soluzione, era stata proposta la cessione al comune di tutto quanto, in cambio di un immobile di uguale valore in località Lido di Camaiore. Ora, questa seconda proposta in realtà più che urbanistica è una proposta, diciamo, puramente commerciale, mentre la prima è una proposta di carattere urbanistico. Possiamo vedere, Antonella, la scheda, perché è nuova, giusto? Sì, questa qui è la scheda nuova. No, ora non posso lavorarci. E che numero è di scheda? Allora, la scheda nuova è il TR 4.10. Ecco, vorrei dire una cosa sulle schede nuove, perché è la prima che ci capita, così anticipo magari la domanda che potrebbe essere fatta. Cioè, nell'introduzione di una scheda nuova si deve ovviamente valutare se c'è un interesse pubblico. Siamo partiti di lì sin dall'inizio e questo resta il punto di riferimento. Ora, a nostro giudizio, questa area, quella in questione, è un'area dove un interesse pubblico c'è, nel senso che è un'area vicina alle scuole, al complesso scolastico che c'è, no, nel nostro territorio, nel capoluogo, e quindi spazi pubblici, diciamo, intorno alle scuole fanno, a nostro giudizio, fanno comodo, insomma, possono essere utili. Quindi qui, Antonella, bisogna andare molto lenti, torna indietro far vedere bene la scheda ai commissari. Allora, vedete? Vabbè, la prima parte sono i riferimenti essenziali. Quindi progetto unitario convenzionato come modalità di attuazione e un intervento di demolizione e nuova edificazione, perché lì esistono dei volumi esistenti, quindi si configura come una rigenerazione urbana. Vedete, la superficie fondiaria per le trasformazioni è 1300 metri quadrati nella proposta, la superficie da cedere al comune è 1200 metri quadrati. Possiamo andare avanti. Scorri pure, Antonella. Eccoci. Allora, come vedete, l'opportunità che si offre è quella di un'edificazione di natura residenziale per 270 metri quadrati. Aspetta, Antonella, almeno per me vai troppo veloce, torna un po' su. Un po' su. Ancora su? Sì. Qui? No, più su. Dove eravamo prima? Stavo leggendo. Scusa, ecco, fermati lì. Ok. Non ti preoccupare. Allora, come vedete, 270 metri quadrati è la superficie residenziale che viene concessa, con un'altezza massima di 10,50 metri. Antonella, se puoi andare un goccino giù, c'era il numero delle unità immobiliari, mi pareva fossero 3. No, giù, non su, giù. Sì, si vedono. Ma quindi sparisce tutto quel complesso? Okay. Nel caso dell'intervento sì, sparirebbe il complesso. Vedete, poi noi abbiamo precisato che la superficie residenziale può essere in parte o in tutto anche a destinazione direzionale di servizio commerciale all'ingrosso,
per dare qualche elemento di flessibilità, diciamo, a chi volesse fare l'intervento. E andiamo avanti, Antonella. Io voglio capire una cosa, Simone. Perché vediamo ora la aspetta, Riccardo, fammi finire. Fammi finire di. Finisco di illustrarla, poi ne parliamo. Antonella, puoi scorrere, facciamo vedere la parte pubblica, diciamo. Tra l'altro qui c'è una contraddizione, lo segnala all'ufficio, perché da una parte c'è scritto commerciale all'ingrosso, dall'altra c'è scritto commerciale al dettaglio, quindi qui c'è qualcosa che va corretto. Andiamo avanti. Mi permetto di osservare mentre si va avanti che forse lì è più appropriato commerciale al dettaglio, no? Nel senso che forse un commerciale all'ingrosso in quella zona è chiaro, diventa difficile da immaginare. Ma infatti la mia domanda era proprio quella. La mia domanda era proprio un errore, vedi Riccardo, è un errore materiale. Vedete, ecco la parte pubblica, cioè cessione delle aree destinate a spazi e attrezzature per l'istruzione, F3, per l'incremento delle dotazioni di servizi e pertinenziali alle scuole esistenti, comprensiva degli interventi di ripristino dello spazio aperto previa rimozione delle strutture esistenti, realizzazione di una fascia verde di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico, corredata da filari di alberature di alto fusto e vegetazione autoctona, quale quinta verde ed elemento di filtro tra l'area di trasformazione e le attrezzature scolastiche. Perché questo tipo di previsione? Perché questo tipo di previsione, F3, lascia aperte varie possibilità di utilizzo, nel senso che un'area destinata ad attrezzature per l'istruzione può essere un'area banalmente utilizzabile, che ne so, come parcheggio, no? Per ampliare, diciamo, la capacità di ricezione delle auto in quella zona del comune dove ci sono le scuole, ma può essere anche un'area dove, no, ci possono essere delle funzioni o delle attrezzature utili al polo scolastico. Quindi diciamo che questo è un tipo di destinazione urbanistica che ci consente no, di lasciare aperte varie soluzioni utili sotto il profilo pubblico. Ecco, vi segnalo che l'osservante faceva presente di essere, diciamo, in difficoltà nella gestione attuale del complesso, soprattutto rispetto alla destinazione sportiva, cioè lì ci sono, no, attualmente dei campi da calcetto, ma insomma l'osservante ci segnalava che c'è, no, anche una situazione non facile sotto il profilo delle possibilità di mercato, diciamo, legate a quel tipo di uso. Chiaramente lo dico ai commissari, questo è proprio, qui siamo nella politica, no? Veramente nella politica a 360 gradi, nel senso che qui le valutazioni sono tutte nostre, della politica, insomma, sull'opportunità o meno di inserire una previsione di questo tipo. A noi sembrava che quella difficoltà che ci segnalava l'osservante fosse, no, reale, e che magari una previsione di questo tipo possa essere un'occasione anche di riqualificazione e di aumento delle dotazioni pubbliche che in quell'area mal. Simone, io non ti sento. Io ho finito, non mi senti perché ho finito. Ah, ok. No, mi sembrava che avessi lasciato il discorso a metà. Va bene. No, perché andava per via la voce. Ok. Ah, ecco, scusate, appunto. No, allora dicevo che qui siamo proprio nell'ambito delle valutazioni politiche. A noi è parso che effettivamente le difficoltà che l'osservante ci segnala
nella gestione delle attrezzature sportive esistenti siano reali e che una previsione di questo tipo possa essere una occasione di riqualificazione e anche di aumento delle dotazioni pubbliche in un'area dove ci sono dove c'è la scuola, insomma, e quindi dove, insomma, gli standard pubblici e le attrezzature pubbliche servono, ecco. Quindi è chiaro che è un'operazione che aumenta la capacità del pubblico di avere spazi utili a quell'area del territorio. Le tre abitazioni sono giuste? Le tre residenze che si prevedono? A noi sembra di sì, Riccardo, perché vedi, ecco, questo è un altro aspetto molto importante dove i commissari devono, diciamo, porre l'attenzione. Abbiamo previsto solo la cessione degli spazi, ok? Non abbiamo previsto la realizzazione delle opere, ok? Proprio perché ci sembrava, dando, diciamo, tre unità immobiliari che non sono molte, pretendere che facessero anche tutta la parte pubblica, oltretutto, no, che ancora deve essere pensata e immaginata, fosse sbagliato. Quindi, come vedete, nella parte perequativa, nella parte di compensazione urbanistica, c'è una parte che è solo la cessione delle aree, vedete il primo punto, prescrizioni normative di dettaglio, misure di mitigazione e compensazione urbanistica. La prima parte è soltanto la cessione delle aree. Di lavori c'è soltanto la realizzazione di una fascia verde, no, con gli alberi, eccetera. Ecco, in questo senso ci sembra che la previsione sia equilibrata. Di più ci sembrerebbe disequilibrata, perché comunque non è che siamo, che ne so, sulla passeggiata a mare di Lido di Camaiore, no? Dove i valori immobiliari sono di altro genere. Siamo nel centro di Camaiore, in una buona posizione, ma insomma tre unità immobiliari hanno un costo anche semplicemente di realizzazione, sembrava che il concetto perequativo, così come l'abbiamo scritto, sia equilibrato, insomma, cioè prevedere la sola cessione delle aree e alcuni lavori, ma diciamo limitati all'aspetto ambientale. Ci sembra che la previsione abbia un equilibrio. Osservazioni, interventi? No, io volevo capire bene, però avevo capito che era solamente la cessione delle aree e avevo fatto la domanda per quello. Se cedendo solo l'area ci fosse la convenienza economica per entrambe le parti, ecco, quello. Sì, ora Riccardo, prevedere qui i lavori è complicato, perché intanto bisognerebbe avere chiaro quali lavori, e onestamente in questa fase a noi è parso più opportuno lasciare aperte, no, per le ragioni che spiegavo, varie possibilità. E poi ho l'impressione che poi i margini si riducano molto, a seconda dei tipi. Sì, ma la compensazione degli interventi di ripristino, quella a chi spetta? Lo spazio aperto. Quella a loro. Cioè, loro ci devono dare un'area che sia pulita, come ti posso dire, che sia un'area libera, insomma, da cose, da ogni tipo di problema. Hai fatto bene a sottolinearlo, perché c'è scritto comprensiva degli interventi di ripristino dello spazio aperto previa rimozione delle strutture esistenti. Cioè non è che mi cedono un'area dove poi io semplicemente per renderla, diciamo, no, utilizzabile ad altri scopi devo fare anche dei lavori di rimozione, no? Loro devono fare un intervento, se lo vorranno fare, di rigenerazione urbana e cedermi un'area che è individuata cartograficamente, ma che potrà anche essere diversa nella proposta progettuale, pulita, no? Priva di ogni tipo di problema. Ecco, quindi hai fatto bene a sottolinearlo, perché non è una cessione pura e semplice, ci sono anche ovviamente degli interventi legati alla necessità di cedermi un'area, di cedere un'area al comune che sia, insomma, libera per potervi
realizzare delle opere, ecco. Qualcun altro? Io, Simone, faccio soltanto un'osservazione. Allora, la parte, diciamo, a funzioni pubbliche resta inquadrata nell'F3, quindi segue la disciplina dell'F3, dell'area F3. Ora, non so, poi, chiaramente è un'iniziativa progettuale che va sviluppata in altra sede, non a questa scala. Probabilmente, però, le dimensioni sono piuttosto esigue. Cioè, quello che resta in termini di funzioni sportive possibili mi sembra che possa essere visto collegato alle funzioni pubbliche scolastiche, fra virgolette, no? E quindi probabilmente quello spazio lì va concepito come funzione all'aria aperta, ecco, a corredo degli spazi scolastici. Cioè, bisogna esserne consapevoli, secondo me, di questo, capito? Perché ora è vero che non è una funzione pubblica, nel senso di proprietà pubblica, no? L'intero complesso. Riducendo però la quota parte di attrezzature sportive, quindi attrezzature all'aria aperta, quella porzione lì che ne resta si vive bene in relazione a quello che c'è accanto di pubblico e quindi alla scuola. Sì, si vede bene anche dal disegno che sta facendo vedere l'Antonella, no? Cioè, questa è una classica operazione, diciamo, di risistemazione del tessuto, dove una porzione amplia di fatto il polo scolastico che sorge lì accanto e l'altra porzione, quella più, diciamo, lato centro, lato mare, diciamo, completa il tessuto residenziale e il tessuto, diciamo, B2 che è lì d'intorno. Quindi esattamente come dici te, Jacopo, è un modo di ampliare, diciamo, l'F3 che sorge lì accanto, e poi andrà capito, perché noi non siamo in grado di valutarlo a questo stadio, come dicevi anche tu, che uso farne. Però, ecco, diciamo, è chiaro che per le dimensioni e per la collocazione, quello che viene da pensare è che lì ci possano essere delle attrezzature a servizio della scuola, che siano sportive o che siano di altro genere. Però, ecco, la cosa, diciamo, più semplice da immaginare è questa. Per esempio, io parlavo di parcheggio, ma in termini, come posso dire, di possibili destinazioni. Però, per esempio, un parcheggio lì avrebbe, diciamo, oltre a problemi, no, di grandezza, forse, per come è conformato, anche problemi di accesso. Quindi, è chiaro che siamo ad una scala che è urbanistica, per cui non è, diciamo, non si può avere una contezza precisa delle possibilità. Però, ecco, ci pareva un'opportunità, in ogni caso, quella di dare al polo scolastico spazi maggiori. Poi, da capire successivamente come utilizzarli, ecco, come... Tenete presente che, rispetto a quello che diceva Jacopo, no? C'è effettivamente un'esigenza, no, in generale nelle nostre scuole, anche di aumentare gli impianti sportivi, no? Quante volte nelle nostre scuole, al di là della palestra, non c'è altro, insomma, sotto il profilo dello sport. Quindi potrebbe anche essere che ne nasca un'opportunità di questo tipo. Lì ci sono, voglio dire, due scuole, no? Che fanno parte dello stesso polo, ma che riguardano, diciamo, fasce di età diverse. Sì, ma praticamente ci sono tutte le scuole in quella zona lì, voglio dire, no? Non sì, c'è le Tabarrani. Sì, le Tabarrani sono poco più lontane, insomma. Quindi il polo scolastico è tutto lì, per cui se nasce, per esempio, un'attrezzatura sportiva di un certo tipo, magari ne possono godere tutto quel polo scolastico, insomma, ne può godere. Chiaro che è giusto lasciare aperta la possibilità, no, a chi verrà, di immaginare, insomma, qual è la migliore funzione che si può dare a quella nuova porzione. Sempre che, ripeto, parta l'intervento, perché poi noi non ci dobbiamo dimenticare che noi facciamo molte previsioni urbanistiche, poi bisognerà vedere quelle che partono concretamente,
beh, questo è chiaro. 1200 metri, no? Cioè più o meno a quanto equivale, perché in quell'area lì ci sono È la visto, diciamo. metà, è la metà, È è la la metà. metà, è la metà. La superficie, vedi, Riccardo, la superficie territoriale tutta per esteso dell'area della scheda sono 2005. Ah, sì, giusto. Si può procedere allora? Direi di sì, non c'è altre osservazioni, osservazione 40. Allora, osservazione 40. Arrivo subito, eh. Allora, qui siamo nella zona di Montebello e la proposta riguarda la realizzazione di una struttura polivalente ricettivo-sportiva per ospitare funzioni ricettive di ospitalità legate al turismo tradizionale, culturale, ambientale ed enogastronomico. Funzioni ricettive di ospitalità legate alle varie attività sportive possibili nella zona, funzioni ricettive di ospitalità legate ai servizi socio-sanitari. La proposta non è accoglibile perché è in contrasto col piano strutturale, poiché contiene impegni di suolo fuori dal limite urbano e che non possiamo, diciamo, accogliere e che non possiamo accogliere in ragione appunto del fatto che non è previsto nel piano strutturale. Però vi sottopongo alla vostra attenzione l'ultimo periodo della proposta dell'ufficio che è, come dire, che tecnicamente ha un valore relativo, ma che secondo me ha un valore, diciamo, significativo sotto il profilo politico. Cioè, noi abbiamo, vi ricordate, deciso di segnalare quelle che ci sembrano comunque sia proposte molto interessanti, perché magari, no, chi verrà, l'amministrazione che verrà, potrà riprenderle in considerazione nell'ambito di un nuovo procedimento che gli consenta di prenderle in considerazione. E vedete, quindi trovate questa formula che ritroveremo via via diverse volte. Si rileva tuttavia che la proposta riveste in termini generali contenuti coerenti con gli obiettivi di governo del territorio del piano strutturale e potrà eventualmente essere valutata con un'apposita e puntuale proposta di variante contestuale al piano strutturale e al piano operativo. Cioè, questa è una di quelle proposte che se fosse venuta fuori prima del piano strutturale, no? L'amministrazione avrebbe potuto valutare positivamente. Purtroppo è una proposta che arriva a piano strutturale approvato e quindi non possiamo accoglierla per ragioni tecniche, non per ragioni politico-amministrative. Però si dice che merita attenzione. Chiaramente è questo tipo di considerazione ha un valore politico, non è che ha un'efficacia vincolante per il futuro. Però ci sembrava giusto, insomma, no? Segnalare quelle che a nostro giudizio erano proposte interessanti. Purtroppo noi abbiamo in Toscana, no? Questo doppio livello di governo del territorio, piano strutturale e piano operativo, che ha questo inconveniente, no? Cioè le persone si concentrano molto sul piano operativo perché è quello che ha i contenuti più concreti, più comprensibili, più immediati, e però spesso invece molte decisioni passano dal piano strutturale. E quindi quando arrivano proposte dopo il piano strutturale, poi ci si trova di fronte a queste difficoltà. Questa è una proposta interessante, ma non è accoglibile in questa fase. Simone, Sì? perché, una domanda mia, perché la stessa sensibilità adottata, che condivido, per questa osservazione non è stata adottata anche per l'osservazione la prima che abbiamo letto, quella dove
in via Fratelli Rosselli l'osservante proponeva, oltre alla cessione e realizzazione di parcheggio, anche il completamento, ovvero la realizzazione di porzioni di pista ciclabile che è prevista nel piano operativo a fronte della realizzazione di 500 metri quadri commerciale e 500 direzionale in una area strategica anche per quello che è per quanto riguarda l'amministrazione, la realizzazione del collegamento mare-monti della pista ciclabile, no? Anche quel proponente lì proponeva di fare un parcheggio e fare quella porzione di pista ciclabile lì, in previsione anche del fatto che ci sono un ampliamento dei servizi sportivi lì vicino, no? E quindi un parcheggio sostanzialmente anche in fronte della T19 di tutta la residenziale non era malvagio come realizzazione. Ecco, volevo capire questo intendimento. Allora, intanto magari la possiamo riprendere quell'osservazione lì, perché chiaramente la cosa che dice Alberto merita attenzione. E io credo, Alberto, o che si tratti di un errore, ora lo vediamo, può anche darsi che si tratti di un errore, oppure che magari ci sia stata, non mi ricordo a memoria tutto, ma la riguardiamo insieme, una valutazione cioè di rapporto fra la richiesta e il beneficio, no? Nel senso che chiaramente insomma, la proposta in termini pubblici deve essere significativamente interessante, no? C'è un problema anche generale, non dico di questa osservazione, di quanto te sei disposta ad offrire al comune. Ora, io qui non mi ricordo però a memoria la lunghezza, per esempio, della pista ciclabile che veniva, del tratto di pista ciclabile che veniva proposto, la grandezza del parcheggio. Quindi magari la riprendiamo, perché se è, come dice Alberto, meritevole di attenzione per il futuro, lo segnaliamo, insomma, È ecco. questa qui, Simone, questa qui te l'ho aperta sotto, eccola qua. Ci fai vedere magari, Antonella, la parte pubblica, perché è quella, secondo me, quella. Oh, eccola qua, vedete? Qui si tratta di valutare, ripeto, poi sono valutazioni politiche, chiamiamole discrezionali. Si tratta di valutare se il rapporto fra il lotto di intervento, no, e quello che viene ceduto al comune è interessante, come posso dire. Forse a noi era parso che ci fosse un po' di sproporzione. Però ecco, nulla vieta di dire, tanto sono indicazioni, ripeto, che valgono per il futuro, che magari possa essere, come dire, riesaminata in futuro anche con parametri diversi, no? Perché poi non è mica detto che i parametri debbano essere quelli, cioè è vero quello che dice Alberto, cioè è vero che per esempio lì noi abbiamo sempre detto che vogliamo una pista ciclabile, quindi da questo punto di vista è vero che la proposta incrocia un elemento di interesse pubblico, così come è vero che diciamo, dotazioni in quell'area di tipo pubblico possono essere utili. Quindi forse è la proporzione, no? Come vedete, dell'intervento che lascia diciamo, che lascia spazio a qualche considerazione critica, diciamo così, no, no, C'era non anche il l'idea discorso, di per sé. Simone, c'era anche il discorso che sei in una zona P2, te lo ricordi che ne parlava anche Fabrizio, no? Che è una zona un po' più particolare rispetto a 1,3 della osservazione 40. Sì, Però io però ecco. ti metterei il puntino, no? Magari uno dice un po' più di parcheggi, perché lì mi sembra di percepire che c'è dall'area verde come verde pubblico, il giallo come parcheggio e l'arancione si impegna a fare tutta quella la pista ciclabile lì e l'attraversamento per poi il proseguo dalla parte dei campi sportivi, no? Che continua lì. Insomma, magari uno aumenta quella che può essere, tra virgolette, la perequazione, però non la scarterei a priori una proposta così. Magari l'approfondirà la prossima amministrazione, però l'attenzionerei, via, cioè la prenderei in considerazione. Ma per esempio una cosa che noto io è che sulla parte di Via Brasile, no?
ci sono già due fabbricati, vedete, più verso Pietrasanta. Quindi, per esempio, anche immaginare, no, che ne so, un allineamento, ecco, rispetto a quei fabbricati, e quindi appunto una proposta anche sotto il profilo urbanistico più ordinata, fra virgolette, no? Potrebbe essere una cosa intelligente, perché per esempio cominciare ad edificare, no, tutta quell'area lì che è, diciamo, intonsa oltre, no, la linea, diciamo, immaginaria delle residenze, forse potrebbe essere una cosa, insomma, discutibile. Invece lo spazio che c'è fra la rotatoria e quelle due case che ci sono lungo via Brasile sembra quasi uno spazio, no, che possa essere di completamento per certi versi. Quindi effettivamente questa è una di quelle proposte che riragionata, diciamo, riragionata può anche essere un'opportunità. Quindi per me, se la Commissione lo vuole segnalare, io non, ripeto, non ho nessun motivo per dire di no, ecco, cioè non è una cosa, diciamo, è una di quelle proposte che sulle quali lavorandoci ne può venire fuori effettivamente qualcosa di positivo, insomma. No, Valutate voi. a favore del ragionamento, lotto di intervento indica il lotto di proprietà, non che sia tutto completamente saturato, come la proprietà dove eventualmente individuare l'intervento. Certo. Stiamo attenti però a un aspetto. Allora, questo è un impegno di suolo fuori dal territorio urbanizzato, perché il perimetro del territorio urbanizzato praticamente corre lungo la via Brasile, no? E poi rigira intorno alla rotatoria. Allora, ovviamente condivido l'importanza e la funzione da ricercare della realizzazione della pista ciclabile e anche magari di completamento di alcuni standard. Però attenzione, perché la proposta che fanno è una proposta che impegna il suolo, tra l'altro con funzioni commerciali e di servizio, quindi e direzionali, quindi con aumento del carico urbanistico, che non so se è proprio quello che vogliamo. Quindi, come dire, in relazione alle funzioni pubbliche è una disponibilità di carattere privato rispetto alla realizzazione di questi in compensazione di una facoltà edificatoria, capisco l'intendimento, però attenzione perché non è da poco, No, ma capiamo anche un'altra cosa. Se qui la pista ciclabile abbiamo già nella testa di farla lì o meno, perché cioè, a me mi dovete intanto presentare una proposta di pista ciclabile realizzata. Perché a me tutte queste idee di pista ciclabile, un pezzo qui, un pezzo là, un pezzo su, non piace, devo essere sincero. E quando c'è un'idea chiara di dove passerà la pista ciclabile, allora si prendono in considerazione tutti i vari interventi che si possono fare. A me un pezzetto di pista ciclabile non serve a nulla. Se c'è un progetto che da Camaiore porta lì dove la pista ciclabile passa di lì è già ben definito, allora si può valutare. Altrimenti la pista ciclabile non mi dice nulla in quell'area lì, così come sta, così come si trova, com'è concepita ora. Allora, se abbiamo un progetto chiaro di sviluppo della pista ciclabile ben definito, e allora è un pezzo di quella pista ciclabile, altrimenti pezzetti di qui, il pezzetto di là, il pezzetto su, a me non mi convince, non mi piace, non ci vedo. Ma Ma tieni conto però. guardate, dove Jacopo. Sì, vai. No, volevo semplicemente dire questo. Fossi, diciamo, se si fosse liberi di pianificare, no, in questa fase, vi dico che proposta farei io, così proprio per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco. Secondo me qui avrebbe senso un intervento edificatorio limitato a quel quadrato che c'è fra la rotatoria e i due edifici Le che due sono case. allineati su via e le due case, di L'angolo, natura insomma. residenziale, secondo me, di natura residenziale, e io gli farei fare la pista ciclabile lungo la via Fratelli Rosselli, che è larghissima, cioè non è che noi abbiamo bisogno di allargarla ulteriormente. Io gli farei fare la pista ciclabile lungo via Fratelli Rosselli, faccio un'ipotesi, dalla rotatoria fino
fino ai campi sportivi. Perché? Perché questa pista ciclabile, lo segnalo a tutti, potrebbe collegarsi con quel troncone che è stato fatto da nella via zona delle Barbate, sotto via delle Barbate. Esatto. E attraverso via delle Barbate si arriva nella via poi Gasperini, che è oggetto di progettazione e di realizzazione da parte del comune. Cioè ci potrebbe essere, per rispondere a Riccardo, no, che giustamente dice: ma a che scopo si fanno dei pezzi? Diciamo, ci potrebbe essere un percorso ciclabile di collegamento che mette che collega le attrezzature sportive, il quartiere, no, della Croce Verde e il centro del Lido attraverso via Gasperini. Però fossi io a pianificare, farei un intervento limitato, no, a quel rettangolo che si affaccia su via Brasile e dove ci sono già due case, e gli farei fare una pista ciclabile lungo via Fratelli Rosselli. Ma ora, a me Simone convince poco, anche ti dico la verità, la pista ciclabile in via Gasperini, perché va a finire a raso sull'Aurelia, quindi io non so se lì che possibilità ci sono anche di attraversamento o meno. Vabbè, a 50 metri dalla rotatoria non so che possibilità abbiamo di farla, però vabbè, non mi convince questo progetto. No, però... Riccardo, però ascolta, c'è l'argomento secondo me in questo caso qui, al di là della funzione della pista ciclabile da dove passa, è che sulla via Fratelli Rosselli abbiamo un troncone di pista ciclabile che, per il ruolo che può avere di collegamento fra una parte residenziale del Lido, una parte di servizio con delle funzioni accessorie, vedi la parte sportiva e tutta la zona che va verso il confine con Viareggio, ha sicuramente un senso in termini di prosecuzione quella pista ciclabile lì. Lasciamo perdere poi i collegamenti che sono reali, tra l'altro, e possibili con la zona della via Gasparini. Il tema però, secondo me, qui è un altro. Attenzione, perché siamo fuori dal territorio urbanizzato. Il limite del territorio urbanizzato, secondo me, è fissato in maniera chiara e senza possibilità di equivoco sulla via Brasile, perché la via Brasile c'ha il lato a mare urbanizzato, il lato a monte non urbanizzato. Quindi stiamo attenti, perché realizzare una funzione pubblica come una pista ciclabile all'interno della via Fratelli Rosselli, lo ricordava Simone, non è un'operazione impossibile, no, in termini di caratteristiche della viabilità. E allora fare un intervento, cioè assegnare una parte di quella funzione lì al privato a prezzo di una compromissione di una parte di territorio, non lo so. Appunto, da verificare tutto, ma poi la pista ciclabile lì... La funzione pubblica secondo me non è da verificare, però, capito Riccardo? Cioè, ci sta bene la pista ciclabile. Ho capito bene tutto il tuo ragionamento, però anche la pista ciclabile lì la utilizzeranno solo quelle persone se esiste una pista ciclabile di collegamento da Camaiore al Lido, perché se no lì la pista ciclabile non servirà a niente, perché la gente non ci passerà di lì, perché ai margini, e vedremo anche lì se è vero, non ci passerà. Quindi se ha un progetto ben definito da Camaiore a Lido, che è, allora è un altro discorso, altrimenti non serve per quel quartiere lì, quella pista ciclabile lì, non serve a niente. Però la torniamo sull'osservazione che io invece volevo chiedere di quell'altra. Perché ora siamo tornati. Volevi chiedere della 40? Sì, io voglio capire, sì, alla luce di quello che ha detto Simone Leo, dove si trova questa quest'area qui? Quest'area qui, sì. No, perché magari sta a capire l'interesse pubblico in quell'area. Ecco. Magari apriamola l'osservazione, Antonella. Insomma, siamo a Montebello comunque, Riccardo. Sì, no, ma di che interesse pubblico ci possa essere? Volevo capire anche lì. No, qui l'interesse, se posso dirlo, qui l'interesse più che essere collegato al tipo di perequazione, qui l'interesse era rispetto alle funzioni, no? Cioè il tentativo di sviluppare nel nostro entroterra, Riccardo, delle funzioni di carattere turistico ricettivo legate allo sport, legate al tempo libero, cioè ci sembrerebbero investimenti che andrebbero incoraggiati, nel senso che la maggior parte degli osservanti, no, propone interventi di natura residenziale.
quando sono interventi di natura diciamo economico-produttiva, tendono a concentrarsi di più nelle zone più vicine al mare, no? Allora, quando invece abbiamo un imprenditore o un cittadino che ci fa delle proposte, no? Economiche, insomma, che portano sviluppo, lavoro nell'entroterra, tra l'altro con delle funzioni, no? Che fanno parte, insomma, dell'identità del nostro territorio, ecco, ci sembrano meritevoli di attenzione. Quindi qui, più che la parte perequativa, era interessante, diciamo così, poter valutare, no? Il tipo di funzioni che ci venivano proposte, però non possiamo, e quindi ci siamo sentiti di dire: segnaliamo che c'è un interesse, tutto da capire, per l'amor di Dio, tanto sono segnalazioni per il futuro, che chi verrà ne potrà tener conto o no, fra l'altro, però ecco, ci sembrava importante segnalare che l'avremmo approfondito, ecco, se avessimo potuto. Questo è un po' il senso. Certo, ma volevo anche capire dov'era, perché si parla, dice, un completamento di un isolato totalmente edificato. Non riesco a capire dov'era, capito? È quello sotto l'isolato edificato. Vedi che c'è la riga nera del territorio urbanizzato? Sì. Ma sotto il territorio urbanizzato. E loro sono lì accanto, quello lì, che ti fa vedere con la freccina. Quello lì che ti fa vedere con la freccina l'Antonella. Totalmente edificato, no? Lo capisci? Cioè, questo è il territorio urbanizzato, ma questa qui è un'area, non so se è totalmente edificata, hai capito? Cioè, va vista nel contesto di dove ci si trova. Io la volevo vedere sulla cartina, sulla mappa, se si può vedere. Sì, sì, però lui ti dice totalmente edificato perché confino col territorio urbanizzato. Appunto, ma non è quante case ci sono. Completamente edificato sembra di essere in un luogo dove è tutto edificato, e allora ci potrebbe anche stare bene, ci mancherebbe. Poi si colloca in un'area che invece è identificato c'è poco, perché lui ci segnala, vedi Riccardo, ci segnala che è un isolato completamente racchiuso fra le strade, vedi, e dove c'è un tessuto edificato, tant'è che, no, il confine del territorio urbanizzato passa proprio lì. C'è una zona fra altre zone urbanizzate, via. Vedi, potrebbe essere di completamento, dico io, ecco, la mia domanda. Esatto, siamo oltre il confine urbano per come attualmente si colloca, no? Perché il confine urbano passa sulla linea, diciamo, dell'ultima casa più lato monte, per capirsi. Però è anche vero che oltre quel confine c'è quest'area tutta racchiusa, vedete, da tre strade, insomma, no? Su un lato c'è il territorio urbanizzato, e sugli altri tre lati c'è una strada, insomma, c'è la viabilità. Per cui è uno di quegli impegni, diciamo così, fuori dal territorio urbanizzato, che rispetto alle funzioni che sono state proposte poteva essere meritevole d'attenzione. Di valutazione, ovviamente, anche nel futuro. Esatto, ovviamente nell'ambito di un progetto che era tutto da capire, che doveva avere anche caratteristiche. Però purtroppo non lo possiamo neanche valutare, ecco, in questa fase. Allora ci siamo sentiti di dire: magari lo potrà valutare chi viene, nel senso che un elemento di interesse ci può essere. Sì, ci può essere, sì, è vero. Okay. Scusate un attimo, ma questa è l'area che è vicino all'attacco del sentiero che va su a Montebello, sulla curva. Sì, ho capito, è quella lì. Ora ho capito, è quella lì. Sì, quella. Come Graziano proponevano proprio delle funzioni, capito, legate al trekking, legate al tempo libero, legate appunto, è interessante, no? Se è chiaro che dipende poi dal progetto che sviluppi, l'impatto ambientale, la qualità progettuale, però purtroppo non lo possiamo valutare, ecco. Sì, è tutto in discesa quel pezzo. Dici Graziano? È tutto in discesa quel pezzo lì, fra l'altro ci hanno portato anche già un bel mucchio di sassi. C'è la parte giù bassa, è abbastanza pianeggiante, e poi dalla strada di sopra scende giù, scende, tutto in discesa. Sì, lì c'è un bel dislivello, in effetti. È vero, infatti. La strada verso Greppolungo, che è una strada cementata,
e poi c'è la strada anche quella, attenzione, perché la strada sotto, quella che passa di sotto, fino a un certo punto è comunale, poi diventa privata. La comunale è quella che passa più stretta. Quindi non so che valutazione verrà fuori lì quando sarà il momento, perché la strada lì ce l'hai o non ce l'hai, insomma. L'ho Dietro il capito. circolo, no? È la strada là dietro il circolo. Esatto, dietro il circolo lo sai anche te che all'inizio ci passi col baroccio e poi dopo ci passi bene. Questo All'inizio ci appunto. passi col baroccio. Infatti. Vabbè, comunque non c'è altra articolazione da potergli dare in termini di deduzione all'osservazione che quella che ha presentato l'ufficio, mi sembra di capire. Quindi si può Andiamo andare avanti. avanti. Sì. Allora, osservazione 47. 47. Allora, qui si chiede che un'area che è classificata B2 venga classificata come zona di trasformazione con una disponibilità, diciamo in cambio di unità residenziali e o commerciali a cedere delle aree pubbliche. Non accolta è la proposta dell'ufficio, perché non, diciamo, non c'è stato segnalato un particolare interesse pubblico. Cioè, ecco, questo è un aspetto che è bene che la Commissione abbia presente. Ci sono alcune osservazioni che sono molto sintetiche o a volte molto generiche, cioè dove si chiede la possibilità di edificare in cambio genericamente di qualche cosa che sia utile al comune. Allora, o diciamo il comune, no, rintraccia da sé, no, un interesse pubblico e ci costruisce una previsione, oppure è chiaro che in questi casi la risposta è negativa perché non c'è l'elemento dello scambio dell'interesse pubblico che giustifica l'introduzione di una previsione di questo tipo. Ecco, questo è il caso in cui noi non è il caso in cui l'osservante non ci fa una proposta, diciamo, dettagliata e il comune non ha rintracciato un interesse pubblico. Siamo al lido di Camaiore in via della Gronda. Precisamente dove, scusa, Via della Gronda è lunga. Lunga. All'ospedale, Al, praticamente. secondo me al vertice. All'ospedale, sì. L'area è quella che vi ha fatto vedere Antonella un minuto fa. È quest'area rettangolare, diciamo, col lato piccolo del rettangolo su Via della Gronda. Antonella, te correggimi se sbaglio, ovviamente. No, è quella lì, quella lì. Quindi, come vedete, è difficile rintracciare una possibilità perequativa che possa essere, diciamo, di utilità. Ecco, almeno noi non ce l'abbiamo vista. Andrei avanti se non ci sono osservazioni. Sì, procediamo Allora, pure. osservazione 52. Qui si chiede che un'area E2 venga appunto trasformata in un'area TU, cioè in un'area di trasformazione. Anche qui si fa una proposta residenziale o commerciale con cessione di aree pubbliche. Anche qui non è accolta per lo stesso motivo di prima, cioè l'osservazione è abbastanza, diciamo, sintetica e non rintracciamo un elemento di interesse pubblico che possa giustificare la trasformazione, insomma, ecco. Il terreno oggetto di osservazione è quello che si è. Eccolo lì. Che chiedeva Qui lui? siamo. Ma cosa chiede? È abbastanza generale la richiesta, Riccardo, non c'è una proposta precisa. Antonella, te correggimi se sbaglio, io sto leggendo il registro delle Sì, no, osservazioni. Antonella può portare il testo,
puoi girare Antonella e far vedere quello che chiede l'osservante, così lo vede direttamente. Ecco, è qui, è qui. Vedete, vedete, cioè non... è legittima l'osservazione, no? Okay. Ci mancherebbe, tant'è che la stiamo valutando, però non c'è una proposta precisa che ci consenta, insomma, di rintracciare un interesse pubblico. Chiede un cambio di destinazione dell'area. Sì, è chiaro che qui c'è, diciamo, non c'è stato un approfondimento sulla parte pubblica, no? E quindi, non essendoci un approfondimento sulla parte pubblica, o questo approfondimento è in grado di svolgerlo il comune, oppure la è vicino alla tua strada, quella strada lì, non capisco bene che strada è quella vicino alla tua strada. Antonella, fai rivedere. Era vicino al corridoio infrastrutturale. Sì, sì, quella è l'autostrada, non c'è dubbio. Però ecco, vedi Riccardo, quella è un'area, no, abbastanza interna, vicino all'autostrada. Cioè, onestamente, è difficile rintracciare un interesse pubblico, ecco, particolare. Per me ok. Allora, osservazione 60. L'area è classificata nel regolamento 60. Sì, 60. L'area è classificata nel regolamento urbanistico come zona B3. Si chiede, per quello che ci interessa a livello di scale norma, che su tali aree si possano trasferire delle volumetrie da altre zone di piano e la disponibilità che queste aree possano essere oggetto di operazioni perequative. E anche qui la genericità, diciamo, dell'indicazione non consente di rilevare degli interessi pubblici tali per cui si possa prevedere una scheda norma. Vediamo qual è l'area. Siamo a Capezzano, in prossimità della via Sarzanese, che è quella gialla che si vede lì sotto. Come vedete, è un'area abbastanza interna, vedete? Molto distante dalla viabilità principale, quindi è difficile configurare. Ecco, fatemi dire una cosa. Ci sono situazioni, ma questa è una considerazione di ordine generale, che diciamo la voglio fare perché nello svolgere la funzione di assessore all'urbanistica, insomma, mi è capitato di rifletterci spesso. Questa è un'area che si presta benissimo dal punto di vista perequativo, no? Secondo me. Cioè, è un'area dove la parte fondiaria uno la può sviluppare, diciamo, non dico agevolmente, ma insomma siamo dentro il tessuto urbanizzato, è una naturale area di completamento, però non ha nessuna caratteristica per ospitare, no, opere interessanti per il comune. Ecco, a volte mi è capitato di vedere che ci sono cittadini che dispongono di aree che, no, che sarebbero utili appunto sotto il profilo fondiario, e altri cittadini che hanno magari aree molto interessanti per il comune. Ecco, a volte c'è un po' la, no?
la mancanza di capacità di mettersi assieme, che non è una critica ai cittadini, figuriamoci, è un problema generale della nostra società. Però ecco, in urbanistica questo spesso si vede bene, no? Perché questa è un'area che se, come vedete, si presta effettivamente a un intervento di completamento. Allora magari, che ne so, con un'alleanza con qualche altro proprietario di altre aree utili dal punto di vista pubblico, ne poteva venire fuori una proposta interessante. Ma lo dico a questa osservazione così per caso, non è che potevo dirlo anche in riferimento magari ad altre osservazioni. Questa, vedete, è un'area che si presta bene per essere completata sotto il profilo fondiario, ma che di per sé da sola non riveste interesse pubblico, no? Simone, una riflessione però su questo, no? Rispetto alla composizione di questi interessi in gioco, pubblici e privati, mi domandavo, e forse e credo anche di averlo già, come dire, suggerito, secondo me sarebbe necessario che durante la vita del piano si potesse riuscire a mantenere perlomeno lo strumento della manifestazione di interesse ciclico, come possibilità per i cittadini, per insomma, gli operatori, per i portatori di interesse, di proporre una serie di cose all'amministrazione che includono o possono prevedere possibilità di trasformazione che insomma non sono state oggetto della pianificazione. Questo perché si va incontro a una stagione, sarà sempre più così del resto, in cui è fondamentale avere quanto più possibile dei piani aperti, piani che insomma siano disponibili, anche se i tempi dell'urbanistica non sono spesso i tempi con cui si formano certe volontà sul piano privatistico, certi interessi sul piano pubblico. Bisognerebbe cercare di, come dire, ridurre quella forbice lì, no? Soprattutto nel tempo, mantenendo la possibilità, tutto oltretutto a interesse del comune, di poter valutare delle possibilità che si potrebbero aprire sul territorio. Per esempio, Jacopo, ma lo dico a beneficio ovviamente di tutti i commissari, si possono anche immaginare nel futuro, quindi chi verrà, insomma, chi amministrerà il comune, anche proprio, no, degli avvisi pubblici in cui uno dice, in modo anche più circoscritto rispetto a un piano generale, no? Perché noi l'abbiamo dovuto fare rispetto a un piano che era generale, ma se per esempio io dico, guardate, l'amministrazione vuole realizzare queste 5 opere pubbliche, no, in termini prioritari, chi ha delle aree interne al territorio urbanizzato può fare delle proposte, no? E forse è anche più facile poi orientare i cittadini rispetto alle possibilità che ci sono, no? Perché noi l'abbiamo fatto noi, però l'abbiamo fatto su una scala che era molto ampia, era generalissima, no? Nell'avvio del procedimento, vi ricordate, c'era un elenco di opere pubbliche, in alcuni casi più definito, in altri casi più di carattere generale, intorno alle quali si potevano fare delle manifestazioni di interesse, ma era molto molto ampio lo spettro, diciamo, no? Mentre uno può anche dire, guarda, cari cittadini, guardate, io voglio realizzare prioritariamente A, B, C, D ed E, no? Chi ha delle aree urbanizzate dentro, appunto, scusate, non urbanizzate, chi ha delle aree interne al territorio urbanizzato e vuole proporne, no, delle cose dove nella perequazione ci sono dentro questi obiettivi, si faccia avanti, no? Quindi sono d'accordo con te, purtroppo i tempi di un piano di carattere generale come questo sono lunghi, inevitabilmente lunghi, tra l'altro noi siamo fra i primi che l'approveremo, credo in provincia di Lucca i primi, almeno fra i comuni medio-grandi, che approveremo i due strumenti, insomma. Però non è che, non lo dico per dire che siamo stati bravi, lo dico per dire che se noi siamo i primi e ci abbiamo messo, no, qualche anno, vuol dire che c'è un problema che è quello che tu dicevi, Jacopo, no, di carattere generale, cioè i tempi dell'urbanistica spesso sono
significativamente più lenti dei tempi, diciamo così, dell'economia. E quindi è vero la cosa che dici, e secondo me lo strumento può essere questo, insomma. Sì, e secondo me degli abusi pubblici con degli obiettivi circoscritti, ecco. Ci potremmo spingere anche in una logica non solo del territorio urbanizzato, ma in generale anche dei nuovi impegni, qualora ne esistano, con chiaramente delle accortezze in questo caso, però usando una gradualità che non sia generalista nel caso del territorio urbanizzato, e quindi sia specifica per o temi o opere pubbliche o operazioni di interesse pubblico che riguardano l'intero territorio oppure porzioni di territorio per quel che riguarda il territorio urbanizzato, ma io estenderei questa possibilità anche al territorio rurale, tenuto conto in quel caso invece di politiche, cioè di indicazioni politiche chiare, no? E quindi si vuole cercare il completamento di alcuni standard, che ne so, nel territorio rurale, che non sono soddisfatti dalle attuali disponibilità per diverse condizioni, e in ragione di quello cerchiamo di capire se esiste qualche possibilità che non sia lo spregio del territorio, ma che sia la rispondenza a determinate prerogative che sono espresse anche dal territorio rurale. In una logica in cui, secondo me, tra l'altro, la regione potrebbe leggere tutto questo non tanto come una forzatura, ma come uno strumento anche di rafforzamento della prerogativa stabilita dalla legge regionale, che altrimenti rischiano grosso, secondo me, in futuro, intendo dire. Sì, condivido. La differenza è che chiaramente quando agisci sul territorio urbanizzato sei più veloce, no? Perché in quel caso puoi fare una variante addirittura. E invece quando ti muovi su un ambito, diciamo, diverso, la procedura è un po' più complicata. Ok. No, certo, ma sono tutte cose fattibili. Vado avanti se non ci sono osservazioni. Allora, la numero 65. Microfono Jacopo. Allora, l'osservazione 65 ci dice: l'area oggetto dell'osservazione ricade nella zona della badia ed è un giardino attrezzato di pertinenza dell'abitazione. Si chiede che il suo inserimento nel tessuto urbano di previsione già del fabbricato residenziale limitrofo B2, si precisa che nel precedente PS detta area era già contemplata come pertinenziale con la classificazione di verde privato. Accolta, ma questa però non è una scheda norma, Antonella. Allora, puntualizzo. Siccome l'abbiamo messa qui perché andava a modificare la scheda norma della badia, ok? Ok. E per cui è, lo vedete, è questa B2, abbiamo tolto una parte della badia e abbiamo modificato la scheda norma, ecco perché era qui dentro. Ok, quindi questa è una rettifica, diciamo, di un perimetro, no? Sì. Cioè noi avevamo sostanzialmente inserito un pezzo di una casa, il giardino, non la casa, ma insomma avevamo inserito un pezzo di una casa dentro la previsione del parco della badia. Il cittadino ci fa notare che c'è un errore di confine, diciamo, fra la sua proprietà e la previsione urbanistica, quindi noi rettifichiamo questo confine. Però l'Antonella ci dice giustamente che siccome la rettifica del confine incide sulla previsione del parco, che è una scheda norma, chiaramente si modifica di conseguenza la scheda norma rispetto a questa porzione che gli viene sottratta, ok? Qui c'è poco, diciamo, da discutere, un errore materiale, insomma, ecco. Osservazione 68, sì, chiedo scusa, l'avevo letta male. 68, 6-8, come si fa a tombola, 6-8.
Allora, siamo in via Roma, in una scheda norma, e ci vengono chieste una serie di modifiche. Allora, intanto ci viene fatto presente che allora leggiamola, si fa prima. Nella scheda norma è prevista previa presentazione e approvazione di un piano. No, 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 questa è già esistente. Ah. Nella scheda norma è prevista previa presentazione e approvazione di un PUC, cioè di un piano unitario convenzionato, e a fronte della realizzazione e cessione della superficie minima di spazi pubblici pari a metri quadrati 2000, di cui 1600 per parcheggi e 400 per verde pubblico, la realizzazione di un intervento di nuova edificazione o addizione edilizia da farsi nella stessa partizione spaziale per una superficie massima di 300 metri quadrati con destinazione commerciale e o direzionale servizi, con esclusione della media struttura di vendita alimentare. Dice, comparando queste previsioni con quelle possibili in applicazione dell'articolo 23 e considerando gli oneri che graverebbero sull'attuatore, appare evidente l'illogicità e l'ingiustizia delle previsioni, quindi pone un problema di riequilibrio. Si chiede, onde evitare ingiustificate disparità di trattamento e il rischio che la previsione rimanga inattuata perché è troppo onerosa, che venga espunta la scheda norma TR4.6 e che l'area relativa sia inserita nella zona B2, o in alternativa, per un bilanciamento doveroso tra rilevantissimi oneri e facoltà edificatorie, che si dia la possibilità di realizzare una volumetria supplementare non inferiore ad almeno 500 metri quadrati di superficie, anche sotto forma di nuova edificazione e non soltanto come addizione edilizia, in qualsiasi punto delle aree destinate a superficie fondiaria di trasformazione, nel rispetto delle norme sulle distanze e altro, e con la possibilità di destinarla a tutte le categorie funzionali previste dall'articolo 23,5. Allora, praticamente l'osservante ci dice: ci avete chiesto 2000 metri quadrati di spazi pubblici in cambio di una addizione edilizia di 300 metri quadrati. Se io dovessi fare un'addizione edilizia in una zona B2 dove non c'è diciamo la perequazione, perché si interviene sull'esistente con possibilità di ampliamento, avrei diciamo degli oneri inferiori. Quindi insomma, dice il cittadino, c'è una sperequazione fra il concedermi un'addizione di 300 metri quadrati a fronte di una cessione di spazi pubblici pari a 2000, portatela a 500 e consentitemi anche di realizzare questa volumetria non necessariamente in addizione, cioè, ma anche di poterla staccare dal fabbricato esistente. Allora, la proposta dell'ufficio è di parziale accoglimento, nel senso che è stato rinvenuto effettivamente un problema di riequilibrio, e vediamo quali sono le modifiche che sono state introdotte. Allora, vedete, intanto è stato precisato che nell'ambito della trasformazione è possibile anche la demolizione e ricostruzione, perché in realtà la nuova edificazione c'era già, cioè il cittadino dice: mi avete dato solo la possibilità di ampliamento. Non è vero, come vedete la previsione di nuova edificazione c'era già, probabilmente è stata letta male la scheda, e a livello di possibilità, vediamole,
Aspetta, andiamo avanti. Ecco, è stata accolta la sua richiesta di passare da 300 metri quadrati a 500 metri quadrati, sempre con destinazione commerciale. Poi però vedete c'è un asterisco, andiamo avanti Antonella. E abbiamo precisato che i 500 metri quadrati sono l'incremento volumetrico che viene concesso, che può essere quindi, essendo prevista sia la nuova edificazione sia l'addizione volumetrica, che può essere, diciamo, utilizzato dal cittadino o per ampliare la struttura esistente o per fare una nuova edificazione, sempre ovviamente in quell'area. Le destinazioni d'uso, vedete, sono commerciale al dettaglio oppure in alternativa direzionale di servizio, perché il cittadino ci aveva chiesto, no, anche l'introduzione di un elemento di flessibilità nelle funzioni ammesse. Per il resto mi sembra non ci siano altre modifiche. Qui siamo stati generosi, secondo me, però vabbè. Guardiamo bene la parte perequativa. Guardiamo bene la parte perequativa. Così la leggiamo bene. Ecco, fermiamoci qui. Però guardate, ve lo faccio notare, perché siccome ci siamo stati attenti, poi l'errore ci sta ovviamente. Qui non c'è solo la scissione delle aree, qui c'è anche la realizzazione delle opere. Vedete, l'attuazione della previsione è subordinata a realizzazione e cessione di parcheggi e aree di sosta, realizzazione di una fascia verde e realizzazione e cessione di percorso pedonale. E sono, se torniamo su, 2000 metri quadrati, se non sbaglio. Torniamo su. Vedete, superficie di spazi pubblici da cedere sono 2000. Quindi attenzione, perché a differenza di prima, qui è prevista la realizzazione anche delle opere. Poi una parte le scomputano di queste opere. Madonna, correggimi se sbaglio. Una parte c'è la possibilità di scomputo, però non oltre il calcolo, diciamo, degli oneri economici che vanno pagati, quindi probabilmente una parte dei costi li recupera, ma una parte no. È corretto? Vabbè, Manola, non paga... Sì, è corretto, Simone. Cioè, praticamente ci paga cedendocela e realizzandola la funzione pubblica, e non paga gli oneri di urbanizzazione. No, aspetta, però lo scomputo corrisponde agli oneri di urbanizzazione. Appunto, non pagherà gli oneri. Sì. Non pagherà gli oneri legati alla costruzione dell'opera, quindi siccome in questo caso fa parcheggi e verde, non pagherà gli oneri della secondaria, Manola, o della primaria? Della primaria. Della primaria. Ah. Della primaria. Ok? E ovviamente, attenzione, gli oneri non corrispondono al valore delle opere. Gli oneri vengono calcolati sulla base dei 500 metri quadrati che gli vengono dati, quindi lui recupera la parte del costo che corrisponde agli oneri che dovrebbe pagare. Il costo eccedente è a carico suo. Perfetto. Okay? Certo, questo è chiaro. Ma no, semmai dicevo, generosi Simone forse nel disegno, capito? Nel disegno della previsione. Perché è vero che è una funzione questa di prevalente, una trasformazione di prevalente interesse pubblico, ovviamente, no? Perché insomma
tra verde e parcheggio e il grosso ci si gioca lì. Mi sembrava fosse di un certo rilievo però il fatto dell'addizione edilizia, cioè la condividevo molto perché significava impegnare a livello privato un'area che di fatto è contigua a funzioni già private, che siano commerciali o direzionali, ma che comunque sono con termine a quella zona lì, piuttosto che invece realizzare una nuova edificazione in fondo al lotto o al perimetro tratteggiato rosso più internamente, via, quindi più verso la via per lo sguardo, per intendersi. Sì, sapete cos'è qui la cosa particolare? Lo dico tra l'altro, Manuela, correggimi se sbaglio, ricordando a tutti che l'indicazione della parte pubblica, mentre è vincolante sotto il profilo quantitativo, non è vincolante sotto il profilo localizzativo, no? Nel senso che la proposta poi progettuale può anche portare a delle modifiche. Qui la cosa, correggetemi se sbaglio, lo dico all'ufficio, la cosa che va sottolineata è che qui poi a livello progettuale andrà capito cosa succede, perché Jacopo, se il cittadino dovesse realizzare un'addizione, no, volumetrica, probabilmente ne nascerebbe un problema di riorganizzazione dello spazio pubblico, perché vedi, lo spazio che il cittadino ha per l'addizione volumetrica è molto esiguo, e poi c'è un problema di organizzazione degli accessi, no, all'attività commerciale. Se invece il cittadino realizza, diciamo, l'intervento edificatorio nella porzione più, diciamo, vicina a via Bello Sguardo, c'è, diciamo, l'elemento negativo che dici te, Jacopo, però probabilmente è più agevole l'organizzazione del parcheggio pubblico, ok? Quindi, diciamo, qui ci sono aspetti pro e contro che andranno sviluppati in sede progettuale. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Sì, anche troppo ci sei riuscito, soltanto che più la allontani dalle attività commerciali il parcheggio e le macchine più lo metti sulla via principale e meglio è, però no, ma qui non si tratta di... Infatti, dicevo, Graziano, noi l'abbiamo localizzato lì accanto alla via, però per correttezza volevo dire che poi bisognerà vedere nello sviluppo progettuale meglio le cose, ecco, onestamente. Sì, non si tratta di mandarla altrove, no? Si tratta semplicemente di lì, se devo realizzare del volume nuovo, realizzarlo in continuità vuol dire mantenere una consistenza del tessuto edificato che è confrontabile piuttosto che aggiungerci dell'altro, no? Io volevo capire una cosa: i 500 metri quadri, no, di commerciale, diciamo così, devono essere fatti in aderenza alla parte che già c'è, oppure possono essere anche fatti staccati? Cioè chiudere? No, possono essere fatti anche staccati. Questo però sin dall'adozione, perché c'era scritto anche nuova edificazione, sin dall'adozione. Il cittadino poi... Dicevo, quindi, se le fai anche staccati e in più ci fai le sei ville, le sei abitazioni, no? L'abitazione non è prevista. Dov'è prevista? Non ci sono abitazioni. Allora sei, che ho visto male, scusa. Non c'è nulla di residenziale, nulla di residenziale. Mi vieni giù? Giù? Ma dove c'è? No, ancora giù, non capisco. Allora, visto. Allora è su, qualcosa ho visto io di sei. Allora no, mi sbaglio. La previsione di Lizzi, la previsione di Impegna. Ah, quindi qui è solo area commerciale. Sì, la funzione del Torna, vediamola bene, ci mancherebbe. Torna su, Antonella.
torna su, ancora, ancora. No, che cioè, visto questa? È la correzione. Hai ragione, sì, ho sbagliato. È la correzione del codice. Classificazione, ho sbagliato. E lì è soltanto il codice. Sì, no, a volte visto ci si mettono le casse. Volevo dire una cosa. Allora, quindi sono tutto commerciale, quindi si può anche staccare da dove ora è, diciamo. Anche sì. Perché facendolo attaccata a dove ora, va sulla sì. Strada. Come? Facendolo attaccato dove ora, va sulla strada. Sì, no, volevo capire, quindi... Cioè, è molto quindi... meglio farlo, anche se quel commerciale lì, usando il parcheggio pubblico, è molto meglio farlo dove l'abbiamo indicato, perché se no lì, a ridosso dell'agraria, a ridosso del bar, diventa un qualcosa di anche pericoloso a livello di... come si dice? A livello no, di, no, di no. Ma certo, ma io volevo capire, allora, già ora c'è un'attività commerciale lì, i 500... sono già quello che c'è più altro oppure sono 500 nuovi e quindi lì ci può fare qualcos'altro? Volevo capire, era una mia per capirlo io. Allora lui ce l'ha già 200-300 metri, no? Lì come attività. Pronto? Non mi sente nessuno, Simone? Sì, ti sentiamo. Ecco, lui c'ha già un'attività commerciale, non so, di 200 metri quadri. No, facciamo così. Quindi quello 200... che c'ha ce l'ha già. Ferma. Ma arrivare al 500 sono 200 più 300 oppure 200 più altri 500? È una domanda. 200 più 500, più 500. Ecco, quindi. Simone si è scollegato. È scollegato? Aspettiamo, no, c'è. Ah, offline dice. Cioè. Aspettiamo che si ricolleghi. Ancora non lo vedo ricollegato. Quindi non ho capito bene. Quindi qui in quest'area qui Jacopo vedrebbe una struttura commerciale, medie dimensioni, che esclude però l'alimentare. E vediamo nella disciplina della scheda. Allora guarda, scorro. Commerciale al dettaglio, un'alternativa direzionale al servizio. Quindi l'alimentare è compreso? Eh sì, non è esclusa, quindi sì.
L'ufficio che dice? Comunque è un'osservazione interessante, che sarebbe il caso di escluderla forse. A che cosa ti riferivi, Jacopo, di escludere? A parte c'è il commerciale al dettaglio, no? Il commerciale al dettaglio, l'alimentare è compreso ovviamente. No, ma sì, è compreso, però non possono essere fatte le medie. Le medie, sì, certo, le medie non sono medie distribuzioni. Sì, sono alimentari no, non sono ammesse. Le medie alimentari non sono ammesse. No, le medie alimentari. Le medie alimentari non ammesse, però può essere una media, che ne so, una media di agricolato. Sì, insomma, di altre categorie, ecco. Adesso ho capito, quindi l'alimentare è escluso qui. Ecco, sì. L'alimentare media è escluso, l'alimentare piccola no. Se faccio un alimentare di 500 metri? No, è già media, è fino media. A 300. Fino a quanto è la media? È fino a 300. È piccola, e poi dopo da 300 in su è media. È media, e poi c'è la grande, non mi ricordo oltre 1000, ma non mi ricordo il quantitativo. Faccio un esempio, la Conad Camaiore quant'è? Ecco, facevo un esempio così, più o meno, Jacopo. È media, ma di metri quadri non so quant'è. Quanto sarà Manola? Non ci arriva? A 300 metri? Io non ci arriva, sì. Sì? Non arriva a 300, mi sembra è sui 500. Aspetta, Riccardo, quando si parla di superficie è la superficie commerciale, Cioè la superficie dove si svolge la vendita, poi in queste superfici non vengono conteggiati gli spazi per i magazzini, la lavorazione delle merci e così via. Appunto. 300 metri commerciali, insomma. Non ho capito, ti fa tanto o poco per la Conad? Per me ci può venire più o meno, guarda la media, ma insomma sì, però dico l'intendimento di evitare la media distribuzione, che saremo al limite con la superficie commerciale, a parte che è edificabile, quindi insomma no. Comunque va bene, in questo modo è ammissibile per l'alimentare, non la media. Ok. Simone, ci sei? Ci senti? Simone? Microfono spento. Per me non ti sente. Negli Emirati Arabi Uniti. A poco segnale Simone lì dove è ora, secondo me. Partecipante offline. Ha tanto vento. Ci deve avere ma tanto caldo. Quello ci sa anche noi, ma laggiù si deve abbaiare per davvero. Magari è un caldo secco, starà bene. Ma deve essere solenne, vai. Mi sa consiglia di collegare Simone. Prova a spengere la telecamera però, Simone. Mi sentite? Sì, spengi la telecamera. Bene. Mi sentite ora? Sì. Ti sentiamo. Ok, possiamo procedere oltre allora. Sì, la 65 si è sviluppata. La 68? Non era la 68? La 68, scusate, sì, avete ragione. Oh.
poi dopo ci sarà 71. Sentite? Sì, ti si sente. Ok. Allora, sì. 71. Sì. 71, giusto? Sì. 71. Allora, si fa riferimento alla scheda. Sì, si fa riferimento alla scheda TR 3.1, dove sostanzialmente si dice: avete fatto una previsione di spostamento della ditta di escavazioni che è presente attualmente in quell'area, ma l'area in cui dovrebbe essere spostata è un'area inserita nei parchi territoriali di interesse territoriale locale e quindi con dei problemi di spostamento. Pertanto, visto che l'attività ha esigenze che sono stimate in circa 1000 metri cubi, si chiede che la scheda norma venga collegata allo spostamento dell'attività. In alternativa si chiede che venga inserita nell'articolo 47, vabbè, questa è una modifica normativa che non ci, diciamo, interessa. È stata accolta l'osservazione, quindi direi che Antonella ci può direttamente mostrare la scheda. Allora, qui vi faccio vedere, vi dico un attimino come è stata impostata, Allora, le prime tavole che vedete, e questa è l'area nuova che è stata inserita, la TR.1, con il suo catastale. Questa grafia qui è quella che era in adozione, la TR.1, che è diventata con l'accoglimento parziale in questa maniera, e più appunto abbiamo questa nuova area. E questa è la sua scheda, le modifiche alla scheda norma. Aspetta un momento, Antonella, questa seconda area qui dove siamo? Che un allora, aperto, la prima siamo, mi al giardo. Siamo al giardo. Accanto all'Atlas legnato. Antonella, diciamo anche qual è l'area di partenza a beneficio di chi ci ascolta. Eccolo, okay? Questa è l'area di partenza. Dov'è il cimitero? È quella, vedete, vicino al cimitero di Capezzano. Sì. Praticamente qui il senso dell'operazione è consentire uno spostamento a quella ditta che c'è, in un'area diciamo più consona, no? Rispetto ad un'attività produttiva, e riqualificare l'area intorno al cimitero attraverso, vedete, parcheggi pubblici e un'area verde, insomma, che sia diciamo appunto adeguata all'opera di riqualificazione. Giustamente l'osservante ci aveva detto bisogna collegare questa previsione allo spostamento della ditta, che effettivamente è in una zona, no, un pochino incongrua sotto il profilo urbanistico. Scusa, magari Antonella. Dimmi. Quella risiega grigina che c'è nella previsione di piano modificata. Quella risiega di grigina, quel set in basso, perché? Che vabbè.
Bisogna leggere la scheda. Dovrebbe essere la parte che rimane a loro per l'attività commerciale, mi sembra. Infatti ci sono 300 metri quadrati, se lo vedete nella scheda. Eccolo. Sì, perché... Non ti si sente, Simone. Poi sei vaccinato, Jacopo, che lì ci potesse rimanere, che ne so, un chiosco a servizio del cimitero, cioè abbiamo lasciato una piccolissima superficie. Non mi sentite? Ti si sente ora un po' male, ogni tanto a 33 giri, ogni tanto. Sentite ora? Sì, ora sì. Sì. No. Dicevo che avevamo immaginato che quell'area potesse ospitare quella grigina, un chiosco, cioè una piccola attività di servizio al cimitero. Ma avete sentito ora? Abbiamo sentito, sì. Anche qui secondo me valgono considerazioni di disegno dell'area, però, perché siamo sulla Sardanese, come disegnata ora. Previsto lì, ma proprio nell'angolo, ma ha senso lì o aveva più senso vicino al cimitero? C'è già, davanti al cimitero c'è già, cioè sul fianco dove c'è, viene fatto il parcheggio c'è già il chiosco attualmente. Appunto. Poi, infatti, in via del Giardo, guardiamo di fargli sistemare il ponte, perché il ponte che c'è, se ci passano loro con i camion di terra, ci passa l'Atla, il ponte è quello di ferro, e sarebbe bene che passassero tutti dall'Argin Vecchio, non come qualcuno ha fatto che passa dalla Carraia e butta giù il ponte, che proprio c'è da rifarlo, perché il ponte dall'altra parte è stretto, ma comunque con quei mezzi ci passano, e infatti il risultato è quello che ci abbiamo ora del ponte da rifare. Sì, giusto, ma volevo dire, ma se c'è già accanto vicino al cimitero, non si può prevedere in adiacenza all'altro, invece che portarlo qua giù? Infatti, è anche... uno che è qui che fa 100 metri per andare al cimitero, l'ha già dall'altra parte. Boh, vabbè. No, più che altro quel chiosco che dici te, Graziano, è nell'I2, è la previsione, no? È contenuto nell'I2, si torna. Sì, esatto. Quindi lo sistemi meglio nell'I2, lo metti nell'angolino, lo metti dove ti pare a te, se lo vuoi levare di mezzo. Cioè dal centro ce lo levi, lo sposti. Sì, tenete presente che dopo c'è un problema di disegno dello spazio pubblico, e tenete anche presente che lo schema è indicativo, quindi si può fare tutto, ma se si sposta... Mi sentite? Sì, sì. Vale. Antonella, ti volevo chiedere una cosa, ma questo... Ora provo a spostarmi così vede... Questo file che stiamo guardando delle osservazioni è l'ultimo dove ci sono anche le cartografie quando sono state modificate? Quindi è stato cambiato, ecco, gli volevo far vedere com'era prima. Sì. Volevo evidenziare alla commissione com'era prima la parte grigia e far vedere com'è adesso, trasformata a seguito dell'accoglimento dell'osservazione. Quindi si è ridotta l'area di trasformazione perché è andata a impegnare l'area dall'altra parte che abbiamo visto della scheda. È un'area residua, voglio dire questo, eh. Sì, questo si capisce che è un'area residua, ovviamente. Sì, ma dicevo, era già su quel lato lì dall'adozione, capito Jacopo?
Sì, allora tendenzialmente ho capito. Tra l'altro la realizzazione della previsione è subordinata all'attivazione, diciamo, l'attuazione della previsione è subordinata alla realizzazione dei parcheggi. Vedo nella scheda l'area a verde in questione, che destinazione, cioè è un verde pubblico, che cos'è? F1, sì. Sì, sarebbe un'area verde pubblica. Un pubblico attrezzato. Sì, pubblico attrezzato. E il grigino però non è pubblico. Non ho capito, il grigino? Non è pubblica, è superficie di trasformazione. No, è la parte trasformabile della proprietà, che prima si estendeva dalla Sarzanese fino al parcheggio, diciamo, I2, no? E adesso è stato ridotto. In sostanza loro vogliono uno spazio di vendita qui, via. Grazie, io non ho capito bene quello che passa per andare alla strada degli anni, passavano tutti da via Ginvecchio. Grazie. No, ho capito. Dicevo, Graziano, per andare il passaggio che hai fatto prima, no? Per andare all'altra Legnani, hai detto passano tutti da via Ginvecchio ora, creando dei problemi. Sì, perché conviene. Te imbocchi via Ginvecchio, passi il ponticello di ferro e sei arrivato. Ma siccome c'è da fare tutta la parte della piazza dove tu vieni, fai tutta la... No, non ho capito, Graziano. Ti dicevo, attualmente anche l'Atla passa per comodità, passa da via Ginvecchio, perché è più grande, torna meglio, insomma, vieni giù dalla Sarzanese, infili lì dentro, infili sulla via Ginvecchio, subito lì, sono 100 metri, non è che fa dei chilometri, ossia passa il ponticello di ferro che c'è, è arrivata. E questo qui è il campo prima dell'Atla, insomma, da quello che vedo. Però ho detto, siccome dall'altra parte ci sono altri due ponti e uno lo stanno rifacendo ora perché è stato buttato giù a suo tempo, e quindi insomma bisognerebbe starci un attimino attenti a quello. E quello lì di ferro, sai, dai, è messo abbastanza bene, ma è stato fatto e rifatto sulle lungarine, insomma non è proprio il massimo, ecco, diciamo così. Dici te da via della Carraia per andare laggiù? Sì, la via della Carraia no, la via della Carraia è bene non passarci, anche se ci passano. Però l'Atla, sono sicuro per certo che quando arrivano con i camion grossi, loro passano da Ginvecchio e entrano dentro. Secondo te non ho capito se Simone ci sente? Sì, credo di sì. Ci senti, Simone? Sì, io vi sento. Ma no, la una cosa, la superficie di trasformazione, la fondiaria di trasformazione privata, quindi a questo punto, quanti metri quadri sono? 300? No, sono 100. Vedi, le aree sono state divise, nell'area. No? L'area quella della Sarzanese, vedi, da 2000 è stata portata a 300. E l'area di l'altra, invece... è stata portata a 4500. Prima non c'era questa distinzione. Vabbè, prima l'area B c'era già, non ho capito se c'era già. Cioè, non c'era la distinzione tra A e B. Okay, quello in giallo è quello che è stato inserito con l'accoglimento dell'osservazione. Ok. Però nell'area A i 300 fondiari di trasformazione in realtà sono 100 di commerciale. Perché 100? Sì. Perché 300 è la fondiaria. Vai un pochino giù a Tonella, vai un pochino in basso, ancora. Si vede già qui, no? Ecco.
Sì, quindi è commerciale, sì, è quello lì. Volevo la conferma. Ritorna pure su, Antonella, dove eri prima. Grazie. Centro di commerciale, vabbè. Vabbè, è solo per dargli un disegno un po' più di logica, via. Perché dal momento che si ottiene una zona verde, sarebbe bello poterla avere tutta aperta sulla Sardanese, no? Però è vero anche che quella previsione lì non è, come dire, i retini che ci sono stati messi non sono poi un metaprogetto, ecco. Senza tanto non è chiaro. Non è chiaro, nella quinta riga, articolazione spaziale delle previsioni, quinta riga, di cui verde attrezzato sportivo e ricreativo, 1500, la barretta va anche sul 3-2, cioè sì, com'è lì? Sì, no, è un errore, alle volte è visto toccando con è 1500 e 3200, non è che viene tagliato, è un errore, anzi me lo segno perché... Per farlo correggere. Antonella, l'osservazione è la 71 questa? Sì, sì. Corretto. Grazie che l'hai notato, Alberto. No, a voi, infatti c'era questa, era giusto una nota esplicativa, va bene. Sì, sì. Beh, non mi sembra ci siano le condizioni per modificare nulla. La premura è soltanto quella di avere un disegno un po' meno frammentato, secondo me. Se c'è qualcun Ma altro... Se volete, possiamo provare a fare un approfondimento rispetto al disegno della... area. Simone ha cominciato anche a rinchettare. Mi sentite? Ti si sente ogni tanto a scatti. Sì, ho capito, te dici di fare un approfondimento, sì. Ma qui si tratta di localizzare nella maniera più, insomma, più lineare possibile quei 300 metri di trasformazione effettivi centro di commerciale. Se è possibile in una maniera in cui c'è meno spazi di risulta, penso ne vada bene per tutti, insomma. Va bene, possiamo provare a fare questo approfondimento, se siete d'accordo. Se l'approfondimento è positivo, ve lo risottoponiamo, va bene? Ok. Va bene. Ok. Osservazione 74. Allora, la 74. Simone, un problema. Simone, un problema. Non ti si sente. Mi sa che ti sei proprio perso. Gli sta bruciando la linea, Simone. No, non di niente. Guarda, no, Simone, è impossibile. Simone, non ti si sente. Ora le scrivo perché così è un guai. Fabbricato esistente in via. Simone?
del sta anche scritto Fortino. Mi senti? No, Simone. Ora sentiamo le cicale, forse ci sei. Mi sentite? Ora sì. Ora sì. Proviamo a vedere. Scusate. Fino ad ora ha funzionato bene, non so che cosa è successo. Allora, no, dove siete rimasti? Non si è neanche cominciato. Mi sa che non avete sentito niente? Niente. Non abbiamo sentito nulla, ma sei sicuro che... No, io vi sento, eh. Noi perdiamo quasi tutto. Mi sentite? Prova. Mi sentite ora? Sì, prova, vai avanti. Dall'inizio alla 74. Mi sentite? Quindi ora mi sentite? Ora sì, prova. Sta lì fermo. Allora, l'osservazione 74 riguarda un immobile in via del Fortino. La prima richiesta è che alla categoria della ristrutturazione edilizia ricostruttiva venga sostituita la categoria della sostituzione edilizia con incremento volumetrico, perché per il tipo di intervento è necessario, ad avviso dell'osservante, procedere con una vera e propria sostituzione edilizia. Poi ci viene segnalato un refuso, poi ci viene detto che parlare di recupero tipologico e funzionale non è in linea con le previsioni della scheda, perché c'è un vero e proprio cambio d'uso previsto e quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo, di recupero tipologico e funzionale, perché appunto è prevista un intervento più radicale. Poi ci viene detto che si parla di ricucitura del fronte urbano, ma si chiede di chiarire o eliminare la parola ricucitura, perché può creare equivoci sul tipo di intervento da effettuarsi. E poi chiedono sostanzialmente la possibilità di un piano in più per realizzare una terza unità residenziale, posto che l'altezza massima permette tale possibilità. L'osservazione è accolta. Quindi possiamo vedere la scheda norma. Mi avete sentito? Incredibile. Comunque, i punti dell'osservazione li hai riassunti a modo, cioè quello io ti ho sentito. E io quello ho fatto, non ho fatto altro. Che è accolta, l'osservazione è accolta.
quindi magari Manola. Sì? Dimmi. Se vuoi illustrare te le... Illustra magari te se ti si sente meglio, sì, le modifiche sulla scheda. No, sostanzialmente, come vedete, è la modifica dei parametri, sia per la possibilità di intervento edilizio, che quindi prevede con l'accoglimento dell'osservazione un incremento volumetrico con possibilità di effettuare sostituzione edilizia, e vedete la revisione dei parametri. Il residenziale è stato alzato da 170, è stato portato a 240, e conseguentemente anche le unità immobiliari da 2 sono andate a 3. Il resto dei parametri mi sembra che sia rimasto, ecco, no, anche qui la superficie edificabile direzionale di servizio invece di commerciale al dettaglio può in alternativa in tutto o in parte essere realizzata a destinazione commerciale a dettaglio, e qui c'è una precisazione: l'altezza massima, siccome era scritto può essere pari a quella dell'edificio più alto con termine, è stato aggiunto anche un anche, cioè vuol dire che potrebbe anche essere più bassa, non c'è un obbligo ad andare all'altezza di quello con termine. Poi per la, come diceva Simone, per la descrizione e l'obiettivo di intervento, cioè ci sono queste modifiche, è stato tolto la definizione e la precisazione, no, destinata a interventi di riqualificazione e recupero tipologico funzionale, è stata eliminata la parola tipologico e eliminato questo obiettivo, no, e con termini in modo da assicurare la ricucitura del fronte urbano, è stato eliminato come richiesto sempre dall'osservazione. Il resto è rimasto invariato. Ma dove ci troviamo? Si può vedere? Via del Cortino. Sì, ma volevo vedere proprio la zona. Sì, sì. Antonella, puoi tornare indietro. È l'ex Cinema Giardino. Ma levando il tipologico è permesso qualsiasi tipo di prospetto, cioè non la continuità, fermo restando la paesaggistica. Però non... Sì, certo, qui diciamo la garanzia è che c'è il controllo della paesaggistica sulla qualità dell'intervento, quindi tipologico perché loro hanno chiesto di eliminarlo e noi l'abbiamo accolto, perché i manufatti esistenti attualmente erano finalizzati all'attuazione della funzione cinema, insomma, quindi avevano una tipologia che non attenevano a quella né residenziale né direzionale, per questo che loro avevano paura che col recupero tipologico, come dire, la norma in qualche modo li vincolasse alla difficoltà dell'attuazione dell'intervento. Non era così, ma insomma non era questo lo spirito con cui era stato inserita questa definizione, però insomma è stata accolto, ecco. Dialogando, quindi ci sarebbero 3 abitazioni e il commerciale residenziale, quant'era quello da residenziale a commerciale? Allora aspetta, io non me lo ricordo, Antonella, bisogna tornare indietro. Allora la residenziale è 240, poi commerciale 140, direzionale di servizio 110, che in alternativa direzionale di servizio può in alternativa in tutto o in parte essere realizzata a destinazione commerciale al dettaglio, quindi come dire, alzerebbe il quantitativo della superficie commerciale. Jacopo, che dice? Ma direi che c'è poco da dire su questa in realtà, no? Perché insomma, i condizionamenti esterni, quelli della qualità dell'intervento, sono dati dagli edifici a cui ci si riferisce per le altezze, c'è cioè questo ragionamento, questo controllo
in termini della tutela paesaggistica che arriva in via del Fortino. Mi sembra interessante, semmai nell'ultima parte della scheda, le misure di perequazione, nel senso che su quelle mi sembra di capire che l'osservante non abbia detto niente. Quindi è disponibile in realtà avere un convenzionamento a canone gratuito, perché è stato precisato quello, lo vedo inserito di giallo, no? Per un periodo corrispondente all'aumento di valore degli immobili calcolato sulla base dell'apposito regolamento comunale, i fondi commerciali oppure alcuni spazi a parcheggio. E in alternativa anche quegli interventi sulla via di Fossa della Base. Insomma, mi sembra chiaro che quell'area lì ha bisogno di, da tempo, no? Di essere riattivata in qualche modo, funzioni pubbliche rilevanti non ce ne sono di per sé, quindi possono esserci nel momento in cui si dà a qualche portatore di interesse la facoltà di modificare quello che c'è attualmente, no? E se questo in contropartita ci rendesse delle disponibilità a parcheggio, nel caso servissero lì, oppure l'utilizzo di alcuni spazi commerciali o anche la riqualificazione di una parte della via della Fossa dell'Abate, mi sembra che sia un intervento vantaggioso per il comune. Quindi in linea di massima potrebbero essere previsti il commerciale al piano terra, 2 da 60 al piano primo di appartamenti e 1 da 120 al piano terzo. Sì, è possibile. Nell'ambito delle superfici le possono articolare, nell'ambito delle superfici e del numero delle unità immobiliari possono articolarle come vogliono. Sì, sono 3, no? Mi sembra di ricordare, sì, sono 3. Sì, sì, 3. Verosimilmente la scelta potrebbe essere questa, no? Va bene. Erano 2 e alzando la superficie residenziale sono state portate a 3. Di sicuro non possono essere inferiori a metri quadri 60. No, ma il progetto che ha fatto Alberto è bello. Quello più economicamente anche no va bene. Per me d'accordo. Se mi sentite non ci sono se mi sentite non ci sono osservazioni, vado avanti. Mi sentite? Sì, sì, avanti, per me va bene. Ok, allora, siamo alla 75 se non sbaglio, dove ci viene chiesta la trasformazione da zona P2 a scheda norma per la realizzazione di un fabbricato residenziale. È un'opera da pubblica da cedere al comune. Non ha colta perché è una richiesta molto sintetica. Non ti sente, Simone? No, scusate, comporta impegni di suolo inedificato e esterni al perimetro del territorio urbanizzato e quindi è in contrasto col piano strutturale. Dopodiché aggiungo che siccome è sintetica non è tra quelle che diciamo abbia indicato come Simone, abbiamo dei problemi di collegamento troppo grossi. Dove ci si trova qui? Da rivalutare, nel senso molto sintetica intendo di non ci resta. In località Rosi, Pieve, in buona sostanza non viene accolta, riassumo io quello che diceva Simone, non viene accolta perché un vai a disegno di interesse pubblico non viene accolta perché nello strutturale non era previsto, quindi. No? E quindi vai a
sottrarre ulteriore impegno di suolo. Non è stata messa probabilità di qualità. Riccardo, via sostanza. Non si era già vista anche ieri qualcosa del genere in quella zona lì, mi sbaglio io. Può essere, però questa è una scheda norma dove chiedevano di fare come là in via Rosselli, no? Sostanzialmente dice non era previsto nulla, ti propongo questo, ma è in contrasto con lo strutturale perché non era previsto come è verificata, via sostanzialmente. Sì, si può andare avanti qui. Giusto Jacopo Graziano, d'accordo? Sì, d'accordo, d'accordo. Io facevo una proposta però, Simone, visto che c'è veramente un po' di difficoltà e manca un quarto d'ora e basta, possiamo sospendere la commissione di oggi e riaggiornarci? Perché sì, è veramente difficile comunicare. D'accordo. Vai, ok, dai. Aspettate un momento però, calma, ho detto sospendere la commissione, ma... Volevo capire quando ci si rivede, perché mi sa che il programma l'abbiamo fatto. Possiamo interrompere anche la registrazione. Sì, fatemi parlare con gli altri però, perché non li sto sentendo. Ah. Tipo Graziano e tipo l'assessore. Che hai detto Graziano? Dicevo, se apro il microfono mi sente. Ne ho un problema. Appunto, dilla la tua allora. Apri. Non era neanche da farsi nelle condizioni di Simone. Non senti che Simone, c'è il vento del microfono a tutto quel bordone, cioè. No, ma il vento è mio per via del ventilatore. Musica, Jacopo, anche il ventilatore, ragazzi. Per forza, perché sennò ci ammoia. Il ventilatore quando arriva che punta col coso c'è aria. Si sente nel microfono. E allora che ti devo dire? C'è anche il treno ora, passa, senti. E per l'ufficio CED potete chiudere la registrazione, finita la commissione.